gratis. Avrebbero ottenuto prestiti e auto aprendo finanziari a nome del responsabile della clinica palermitana Triolo Zancla. Caccia ai truffatori, almeno 8 i prestiti richiesti con somme tra i 3.000 e i 20.000 euro. Fuoco alle polveri. Duro botte risposta tra Fabrizio Ferrandelli e Gianfranco Miccichè sulle prossime amministrative. Il leader dei coraggiosi ribadisce stizzito che non sarà il candidato sindaco di Forza Italia. Miccichè non gliel'ho mai chiesto. False promesse. Si sono riuniti questa mattina davanti alla sede dell'assessorato regionale all'istruzione e formazione professionale i lavoratori del settore, affiancati dall'USB Sicilia. Chiedono alla regione chiarezza e soluzioni immediate. Solo cessioni. Il Palermo chiude l'ultimo giorno di calciomercato, mancando l'appuntamento con i rinforzi che avrebbero potuto risollevare le sorti della stagione. 6 cessioni e solo 2 acquisti ed è già emergenza per la sfida col Crotone. Lotteremo sino alla fine, dichiara il DS Salerno. Buongiorno e bentrovati. Buongiorno. Ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione, questi i nostri titoli di apertura. Un saluto da Gaia Di Giorgio. E Alessio Nello. Bentrovato Alessio. Allora, da cosa partiamo? Allora Gaia, apriamo come sempre con la cronaca. Avrebbero aperto 8 prestiti con altrettante finanziari, ottenendo somme tra i 3.000 e i 20.000 euro ed oltre a un Audi A4, utilizzando documenti falsi e spacciandosi per il responsabile della clinica palermitana Triolo Zancla. E caccia adesso i responsabili accusati di furto di identità e truffa. Giorgia Tabita. Un mutuo da 45.000 euro aperto a suo nome per acquistare un Audi A4 in una concessionaria palermitana senza che il diretto interessato ne fosse a conoscenza. A finire in questa trappola è il medico Luigi Triolo, responsabile della clinica Triolo Zancla. I fatti risalirebbero al febbraio dell'anno scorso, quando il professionista venne informato da una finanziaria della concessione di un prestito richiesto per l'acquisto di una macchina in realtà mai effettuato dal medico. È stato a quel punto che Triolo, certo di non aver svolto azioni di questo tipo, si è prontamente rivolto al suo avvocato, incaricandolo di effettuare i dovuti accertamenti e di bloccare subito la pratica, compiuta con dati veri ma con documenti falsi. Il truffatore o i truffatori avrebbero infatti utilizzato una carta d'identità che, seppur contenente tutti i dati del medico, non conterrebbe la foto autentica di Triolo, ma di una persona che avrebbe fatto di tutto per somigliarvi. È stato grazie a questo documento, ad un codice fiscale, anche quello falso, ad un CUD e a diverse firme, ovviamente non autentiche, che qualcuno è così riuscito ad acquistare l'auto. Ma non solo, perché l'Audi, una volta nelle mani del falso Triolo, è stata rivenduta ad un'altra persona e successivamente ceduta ad una concessionaria di auto usate, impedendo così anche alla stessa azienda di poter recuperare in qualche modo il mezzo. Come se non bastasse, Triolo era stato anche segnalato al CRIF, il sistema di informazioni creditizie in cui vengono inseriti i cattivi pagatori. A seguito dei dovuti accertamenti è risultato infatti che, sempre rubando l'identità del dottore, sarebbero stati attivati altri 7 prestiti con altrettante finanziarie, ottenendo somme tra i 3.000 e i 20.000 euro. Ora la procura è a caccia del o dei responsabili. E questo non è l'unico raggiro di cui dobbiamo parlare, Gaia. Esatto, arrestato ieri pomeriggio il re della truffa, Pietro Calaiò, palermitano di 26 anni. L'uomo aveva collezionato centinaia di denunce in tutta Italia, frutto delle truffe commesse in vari modi, da internet alla vendita di macchine inesistenti ed assegni a vuoto. Raggiunto dai carabinieri della stazione di Borgo Nuovo a seguito di un'intricata attività di indagine, Calaiò dovrà scontare la pena di un anno al carcere palermitano Pargherelli. Un giro di prostituzione pubblicizzato sul web ma sotto falsa identità. Il centro massaggi in realtà era la base logistica per gli incontri. Arrestate 3 persone, una di loro minacciava con una pistola le ragazze che volevano ribellarsi. Sentiamo. Falsi centri massaggi pubblicizzati su Facebook che servivano per camuffare un giro di prostituzione che coinvolgeva donne non solo palermitane ma anche provenienti dall'est Europa. Arrestate 3 persone per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. I carabinieri hanno fermato 2 uomini di Montemaggiore Belsito, il 64enne Vincenzo Scaccia e il 50enne Domenico Runfola e la 31enne Giovanna Guagenti, originaria di Trabia ma residente a San Nicola l'Arena. L'indagine è scattata nel 2015 e ha fatto emergere un giro di prostituzione tra Cerda, Montemaggiore Belsito e Trabia. Proprio
scaccia, finito ai domiciliari con braccialetto elettronico, avrebbe sfruttato una ragazza romena e una palermitana, organizzando gli appuntamenti con i clienti e luoghi degli incontri, per poi percepire una percentuale sugli incassi. Secondo i carabinieri, Scaccia si trovava in possesso di una pistola detenuta abusivamente, utilizzata per minacciare le prostitute che lavoravano per lui. Una delle due ragazze avrebbe infatti tentato di ribellarsi per la condizione in cui viveva. Per Runfola è scattato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'uomo aveva il compito di organizzare le trasferte e accompagnare le ragazze agli incontri con i clienti, tra abitazioni private e alberghi della zona. Divieto di dimora per Guagenti. La donna svolgeva attività di prostituzione presso un centro massaggi da lei stessa gestito. Dopo aver creato un profilo Facebook per pubblicizzare il centro, sfruttava le ragazze che usavano i locali per prostituirsi, recuperando parte del loro compenso. La donna avrebbe anche costretto un cliente a consegnargli 700 euro, terrorizzandolo con l'idea di raccontare tutto alla moglie e sostenendo di esserne rimasta incinta. Ennesimo caso di mala sanità in Sicilia. Era entrata in sala operatoria per un intervento chirurgico al legamento crociato del ginocchio destro, ma invece è stata operata al ginocchio sinistro, subendo un prelievo del tendine di 5 cm. L'azienda ospedaliera Garibaldi di Catania sarà citata come responsabile civile per il fatto risalente al 20 novembre del 2013. Ad eseguire l'intervento sbagliato furono i due medici Domenico Borrello e Pietro Barbaro, accusati di lesioni aggravate. Secondo il PM, i due avrebbero agito con imperizia e negligenza, causando un danno permanente alla parte offesa. In passato i due dottori avevano respinto le dichiarazioni, sostenendo di aver operato il ginocchio sinistro anziché quello destro perché più urgente. E torniamo a parlare di sbarchi. Ammonta a 212 il numero dei migranti soccorsi nei giorni scorsi nel canale di Sicilia, arrivati ieri ad Augusta a bordo della nave Aquarius. A bordo 41 minorenni, 38 dei quali non accompagnati e 31 donne, di cui una incinta. Provenienti da Nigeria, Costa d'Avorio, Senegal, Gambia, Guinea, Burkina Faso, Mali, Camerun e Marocco, secondo il gruppo interforze della procura di Siracusa, sarebbero partiti dal porto libico di Sabrata la notte tra il 27 e il 28 gennaio scorso, pagando a testa 1000 denari libici, circa 700 euro per compiere il viaggio. Tre migranti, identificati anche quattro probabili scafisti, sottoposti al provvedimento di fermo nel carcere di Siracusa per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Bene, ci fermiamo adesso per una brevissima pausa. Voi restate con noi, al rientro parleremo di politica, torneremo a parlare delle amministrative di Palermo e dell'ennesimo caos sul fronte formazione. A tra poco. CTS Play, la prima app delle TV siciliane. Facile e gratuita. Guarda i nostri canali quando e dove vuoi. CTS Play è l'app per vedere le dirette o rivedere i tuoi programmi preferiti. Con CTS Play scopri la grande offerta delle produzioni in onda su CTS Canale 90, Tele Ionica Canale 18 e 74, Tele Sicilia Canale 195 e Tele Sicilia Color R8 Canale 285. 9 canali in chiaro da seguire quando e dove vuoi. Scarica la nuova applicazione CTS Play o vai su ctsplay.it o ctsnotizie.it. CTS, con te, sempre. La Spera Costruzioni è specializzata nella progettazione, costruzione e ristrutturazione di opere civili e industriali, con oltre 20 anni di attività, sempre al passo con le innovazioni ed evoluzioni del mercato, con attrezzature d'avanguardia e staff tecnico altamente qualificato. Accetta permute e diverse forme di finanziamento, mantenendo sempre alta la qualità delle sue prestazioni. Spera Costruzioni, via Leondo Forni 36, Palermo. www.speracostruzionispa.it. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the
Tre Jolie, abbigliamento e giocattoli per neonati e bambini. A Palermo, in via Gaetano Daita 14. Cerchi una comunicazione dal grande impatto visivo? Noi facciamo al caso tuo. GSM Aero Panorami, la mongolfiera personalizzata con il tuo logo, il tuo slogan, i colori. Un super mezzo che sorvolerà il cielo della tua città. Contattaci, siamo in via Domenico Scina 15 a Palermo. Bene, rieccoci in studio. Allora Gaia, prima della pubblicità abbiamo annunciato che torniamo adesso a parlare di amministrative con gli ultimi tumulti nella corsa a Palazzo delle Aquile. Esatto, un vero e proprio confronto, un botta e risposta tra Ferrandelli e Micciche, un tentativo di approccio infatti già c'era stato, ma adesso la chiusura sembra totale. Fabrizio Ferrandelli ribadisce di non essere il candidato sindaco di Forza Italia, pronta la risposta di Micciche, non gliel'ho mai chiesto. Si infiamma il clima intorno ai candidati alla poltrona di sindaco di Palermo per le prossime elezioni amministrative. Tre inchieste giudiziarie, trattative politiche che assumono i contorni di un calciomercato invernale, si inserisce l'ultimo botta e risposta in ordine di tempo tra Fabrizio Ferrandelli e Gianfranco Micciche. I toni sono rimasti pacati, ma non privi di sarcasmo sulla questione del tentativo di abbordaggio di Forza Italia al leader dei Coraggiosi. Se fino a qualche giorno fa sembrava che il partito di Silvio Berlusconi potesse supportare Ferrandelli nella sua corsa a Palazzo delle Aquile, adesso lo scenario sembra più quello di una guerra fredda a colpi di dichiarazioni e punzecchiamenti. Non sono stato, non sono e non sarò il candidato di Micciche, pensavo di essere stato sufficientemente chiaro, ma non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, ha sottolineato perentoriamente Ferrandelli. Sono stanco di essere oggetto, mio malgrado, di dibattiti su questioni interne ai partiti. Non sono questi i temi che possono risollevare Palermo. Ribadisco, ove ce ne fosse ancora bisogno, che i miei alleati sono esclusivamente le cittadine e i cittadini di questa città, nessun altro. Un lampo al quale è seguito puntualmente il tuono. Ferrandelli ha ragione, non mi ha mai chiesto di essere il mio candidato, né gliel'ho mai chiesto io, ha ribattuto il commissario di Forza Italia. È normale che la sua candidatura entri nei dibattiti della politica cittadina, tutto qua. Poi, forse con un velo di sarcasmo, Micciche ha voluto chiudere la questione. Gli auguro comunque un gran bene, è una brava persona e gode della mia stima. Un avvicinamento che comunque, seppur smentito, era stato quantomeno tentato. Così adesso Forza Italia, che per diktat di Berlusconi vuole mantenere il simbolo anche alle amministrative, escluso in un eventuale appoggio a Ferrandelli, dovrà trovare quanto prima il volto del proprio candidato sindaco di Palermo. E torniamo adesso a parlare dello scandalo nella formazione professionale che ha portato all'arresto dell'ex presidente Paolo Genco. Adesso si apre un nuovo capitolo. In seguito all'inchiesta infatti è stato revocato da oggi l'accreditamento dell'ANFE per lo svolgimento dei corsi in bilico. Ci sarebbero 700 dipendenti. Sentiamo. Niente più accreditamento e dunque niente più corsi. Essunto di quanto deciso in seguito all'inchiesta sulla formazione che ha condotto ai domiciliari l'ex presidente Paolo Genco. Genco, infatti, d'accordo con apparenti fornitori dell'ente, avrebbe percepito dall'amministrazione regionale finanziamenti per beni e servizi mai effettivamente acquisiti e resi, pari a circa 53 milioni di euro, destinati a corsi mai partiti, attraverso l'emissione di fatture false che attestavano l'acquisto di attrezzature informatiche, dal 2010 al 2013. Adesso l'accreditamento non sembrerebbe più conforme al perseguimento dell'interesse pubblico che ne aveva giustificato il rilascio. Nella nota della dirigente dell'assessorato formazione Maria Teresa Garofalo si fa riferimento alle precedenti indagini della Procura di Trapani e dunque la presunta indebita percezione di contributi pubblici. Ciò che basta per parlare di incompatibilità e per avviare il procedimento di revoca. L'ANFE ha 10 giorni di tempo per presentare osservazioni e memorie e da oggi l'accreditamento è sospeso. Destino incerto per i 700 dipendenti dell'ente. Per il momento, assicura l'assessorato, saranno completate le attività formative in corso, da quelle residuali agli OIF, obbligo istruzione formazione, ovvero i corsi destinati all'obbligo formativo dei giovanissimi, ma un punto interrogativo resta sul futuro dei dipendenti. E proprio di formazione continuiamo a parlare, questa volta però per una protesta che si è svolta. Esatto, perché si sono riuniti questa mattina davanti all'assessorato regionale istruzione e formazione professionale appunto per portare alla ribalta la drammatica situazione in cui versa il settore, con il costante abbassamento dei livelli occupazionali e le mancate promesse del governo Crocetta. I lavoratori affrancati dall'USB Palermo chiedono alla politica regionale immediate soluzioni. Vediamo.
Tutte le promesse di Crocetta regolarmente vengono smentite. Non si può andare più avanti così, è da, da quasi 4 anni che ci illude di promesse. Oggi diciamo basta a tutta questa nefandezza, a tutte queste promesse, a tutte queste minchiate che va raccontando. Noi siamo stufi, siamo senza lavoro, non abbiamo futuro, malgrado abbiamo una legge che il governo usa ma non la applica per noi, per i lavoratori, è la legge 24, perché per licenziare i lavoratori si è usata una legge nazionale, mentre il governo applica la legge 24 che ci tutelerebbe a 360 gradi. Per questo ho deciso di fare lo sciopero della fame e della sete, e inoltre, dato i miei gravi problemi di salute, ho il diabete e ho problemi respiratori, non assumerò più i farmaci affinché il governo non decida che è ora di tutelarci seriamente. E continuiamo a parlare di proteste, ma stavolta ci spostiamo sul settore delle telecomunicazioni. Sì, Gaia, perché si sono radunati in Piazza Croce a Palermo a sostegno del rinnovo del contratto nazionale di lavoro scaduto da oltre 2 anni e per la salvaguardia dei livelli occupazionali. I lavoratori di Telecom, Almaviva, Wind, H3G, Xprivia, 4U e Vodafone hanno aderito allo sciopero nazionale dell'intero settore delle telecomunicazioni proclamato dalle segreterie nazionali. Manifestazioni analoghe anche nelle altre province, ad invitare i lavoratori di tutte le aziende aderenti alla CCNL e delle TLC a aderire allo sciopero, i 3 segretari di SLC CGL, Fistel, Cisle, Will Comunicazioni, Maurizio Rosso, Francesco Assisi e Giuseppe Tumminio. E cambiamo completamente argomento. Il resort di lusso a Torre Salsa, in provincia di Agrigento, si farà via libera dal comune ai lavori della struttura, che sorgerà a pochi passi dalla riserva gestita dal WWF. La costruzione dell'edificio verrà avviata entro un anno. Vediamo. Il resort di lusso da 45 milioni di euro a Torre Salsa, vicino all'omonima riserva naturale di Siculiana in provincia di Agrigento, gestita dal WWF, si farà. Il SUAP, sportello unico attività produttive del comune di Siculiana, ha preso atto di tutti i nulla osta e di tutti i pareri favorevoli, ha concluso l'iter delle autorizzazioni che consente all'Adler, società tedesca che si occupa di hotel di lusso e country chic, interessata a realizzare il resort, a passare dalla teoria alla pratica. I lavori dovranno iniziare entro un anno e la loro conclusione è prevista entro i 3. Il progetto è stato presentato attraverso la Ritempra S.P.A., sempre con sede a Bolzano, e prevede un finanziamento a parte di Invitalia di 10 milioni su 45. L'iniziativa dell'Adler è stata al centro di furiose polemiche, soprattutto tra gli ambientalisti. L'albergo sorgerà infatti a 2 passi dalla riserva naturalistica di Torre Salsa. Fuori dalla riserva, precisa l'Adler, vero e proprio paradiso naturalistico che ricade all'interno di un SIC di interesse comunitario, che in quanto tale dovrebbe essere al riparo da qualsiasi tipo di speculazione edilizia. Da qui le proteste delle associazioni ambientaliste, in particolare di Mare Amico, che aveva denunciato l'irregolarità del precedente progetto sostituito con l'attuale. Ed infatti il patron dell'associazione ambientalista agrigentina, Claudio Lombardo, in una nota scrive: «Intendiamo studiare gli elaborati presentati per capire in che modo la ditta sia riuscita ad adeguare il progetto secondo quanto richiesto dalla soprintendenza di Agrigento. Siamo curiosi, continua Lombardo, di scoprire anche come la ditta sia riuscita ad aggirare l'ostacolo della edificazione dentro un SIC e del piano paesaggistico che prevede esclusivamente il recupero di immobili preesistenti. In stato d'allerta anche il naturalista Antonio Vanadia, colui che negli anni Ottanta si è fortemente battuto per l'istituzione della riserva naturale a Torre Salsa, oggi gestita dal WWF. Vanadia adesso si chiede come mai il WWF in questa occasione non si pronuncia, poi continua. Occorre tutelare l'equilibrio di flora e fauna da qualsiasi insediamento di chioschi o quant'altro fra le dune di sabbia. E ci spostiamo a Catania, dove nascerà una sezione egizia all'interno del convento dei Crociferi. L'accordo è stato stipulato con il famosissimo Museo di Torino, che intende esporre nel capoluogo etneo. Vediamo. Il Museo Egizio di Torino sceglie Catania come succursale per la realizzazione di un progetto culturale. L'accordo è arrivato ieri tra la presidente Evelina Christine Lin e il direttore Christian Greco, che hanno incontrato con la soprintendente Luisa Papotti, il sindaco di Catania Enzo Bianco e l'assessore alla cultura Orazio Licandro. Soddisfatto il primo cittadino catanese per il risultato raggiunto in quanto primo caso italiano di collaborazione fra un grande museo internazionale e una città, la sua, che può
punta alla valorizzazione dei beni culturali come volano di sviluppo e di cambiamento. Obiettivo del museo è valorizzare una selezione di reperti egizi, attualmente custoditi nei depositi di Via Accademia delle Scienze, mettendoli in risalto con il patrimonio della Sicilia ellenica, attraverso un progetto museale che verrà ospitato nel Convento dei Crociferi. Soddisfazione che trapela anche dalle parole dei partner torinesi. Questo accordo ci consente di proseguire un percorso di diplomazia culturale iniziato a Torino con progetti di inclusione sociale che a Catania e in tutta la Sicilia potranno coinvolgere nuovi pubblici e diffondere legami tra i popoli e le culture del Mediterraneo. Ha concluso la presidente del Museo Egizio, Evelina Cristilin. Ci fermiamo adesso per un'altra brevissima pausa. Rientro lo sport, il calcio all'indomani della chiusura del calciomercato. A tra poco. Sbarcano i ragazzi di Amici a Palermo! Alla Fiera del Mediterraneo, una magnifica serata all'insegna dell'allegria e di tanto divertimento. I biglietti d'ingresso te li offrono i migliori negozi di Palermo e provincia. Scopri tutti i dettagli nella pagina Facebook Amici Evento a Palermo. I ragazzi di Amici a Palermo, non puoi mancare! Ci vediamo il 25 a Palermo, io ci sarò. Io, Nick, ci sarò. E tu? Vi aspetto il 25 febbraio a Palermo per un appuntamento in cui danzeremo e balleremo. Io ci sarò, e tu? Ciao ragazzi, sono Paola Marotta. Vi aspetto il 25 febbraio a Palermo. Io ci sono e voi? Vi aspetto in tantissimi. La burocrazia è un problema a Palermo. È un piacere affrontarla con l'Ufficio IN, agenzia accreditata dal Comune di Palermo. Riabilitazioni civili, cancellazioni blacklist, carichi pendenti, certificati fallimentari, certificati catastali, servizio notifiche, visure camerali, richieste e ritiro sentenze civili, penali, certificati immobiliari e mobiliari. L'Ufficio IN è anche cartolibreria e articoli da regalo, forniture per studi legali e uffici amministrativi. L'Ufficio IN a Palermo lo trovi in via Pagano 18, accanto al tribunale. Centro Batterie Marmitte Chiavetta, sconti del 50% su marmitte con installazione gratuita e offerte vantaggiose su batterie di tutte le marche per moto e imbarcazioni. Batteria 50 A con garanzia a 25 euro, da 65 A 45 euro, da 80 A 51 euro. 4 litri d'olio, 10 W40, filtro olio, filtro aria, tutto a 50 euro, sostituzione inclusa. Centro Batterie Marmitte Chiavetta, rivendita autoricambi, officina meccanica, effetto a cambio olio, sostituzione pastiglie freni e ammortizzatori a vista. Consegna a domicilio e orario continuato. Centro Batterie Marmitte Chiavetta, il massimo per la tua auto, in via Galileo Galilei 94 a Palermo. Tennis Club Valle Iato. Scuola tennis per bambini e adulti tenuta da maestri federati. Diventa anche tu socio del circolo. Troverai cortesia e professionalità. Tennis Club Valle Iato, il circoletto. A Partinico, incontrada Timpanella. Il tatto, l'olfatto, l'udito, la vista, il sapore. Sensazioni che provi solo da Naif. Ristorante Naif a Palermo, in via Vannantò 21. Naif. Gustose tentazioni. Bene Gaia, siamo di nuovo in studio, apriamo la pagina dello sport per parlare di calciomercato, ultimo giorno di trattative a varo di acquisti per il Palermo che chiude quella che era stata individuata come l'ultima possibilità di risollevare le sorti della stagione rosanero, ossia il mercato invernale, facendo registrare soltanto cessioni. Lorenzo Anfuso. Solo cessioni e tanti tentativi falliti per il Palermo nell'ultimo giorno di mercato, conclusosi con un nulla di fatto per la società rosanero. Ninkovic, rimasto al Genoa per volere del suo allenatore Juric, e i no incassati da Biabiani e Cerci.
6 cessioni e solamente 2 acquisti, il borsino finale rosanero. Con Alastra, finito al Benevento in prestito, e Bentivegna all'Ascoli, in prestito con diritto di riscatto. Bui, tornato alla Juventus, per fine prestito. E Cassini, per il quale è arrivata la risoluzione del contratto, finito al Ponte Preta, arrivato a Palermo con l'etichetta di promessa per il futuro, ma finito solo per alcuni mesi in Lega Pro al Siracusa. E poi le due cessioni eccellenti degli svedesi Ilemark, finito al Genoa, e di Quaison, finito ai tedeschi del Magonza. Alla voce acquisti si sono registrati solamente quelli di Silva per 800.000 euro dal Sundsvall e di Sunic in prestito dallo Stoccarda, che ha già esordito domenica contro il Napoli. A livello finanziario voglio dire ai tifosi che possono stare tranquilli, ha dichiarato stamane il DS Nicola Salerno. Noi venderemo cara la pelle in campo e battaglieremo per tutti i punti che saranno a disposizione. Intanto però per la prossima gara fondamentale col Crotone al Barbera di domenica è già emergenza difesa per Diego Lopez. Gol da Niche e Gonzalez fermati dal giudice sportivo per squalifica, con Sunic che sarà costretto a ricoprire il ruolo di centrale nonostante i pochi giorni di allenamento in Italia. Accanto a lui probabile ritorno in campo per Čonek. Doveva essere il mercato a risollevare le sorti del Palermo in una stagione che sin qui ha regalato solamente 11 punti e con una squadra che sino alle 23 di ieri poteva essere rafforzata, ma che adesso doveva trasformare in un miracolo quello che finora è stato solamente un disastro sportivo. E questo era l'ultimo servizio, siamo in chiusura. Vi ricordiamo come sempre che potete inviarci le vostre segnalazioni o alla pagina Facebook CTS Compagnia Televisiva Siciliana o tramite mail all'indirizzo ctsredazione@libero.it. E potete seguire tutte le edizioni del nostro telegiornale in diretta streaming on demand sul nostro portale online ctsnotizie.it. Vi lasciamo al meteo, grazie per averci seguito. Arrivederci. Arrivederci. Amici Trevimeteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di giovedì, che a livello europeo vedrà ancora freddo e neve sui settori settentrionali e orientali del continente, ma nel frattempo le perturbazioni atlantiche tornano a interessare l'Europa occidentale e arriveranno anche da noi. E in effetti sull'Italia prevediamo un netto peggioramento del tempo al nord e sulle regioni tirreniche, con il ritorno di piogge diffuse e di nevicate sulle Alpi. Entriamo più nel dettaglio. Al nord, diciamo, nubi in aumento sin dal mattino e come vedete torneranno in giornata piogge diffuse, anche se nella prima parte saranno ancora deboli e sporadiche. Neve in montagna mediamente oltre 1200-1400 metri. Nell'Italia centrale nubi in aumento sul versante tirrenico e in Umbria, con l'arrivo poi nella seconda parte del giorno anche di qualche piovasco, meglio sul versante adriatico. Infine al sud situazione ancora tranquilla, nonostante un po' di nuvole di passaggio, ma tra l'altro al sud clima anche mite. Con questo è tutto, per dettagli vi aspetto su trebimeteo.com.